Si è parlato questa primavera di un dipinto di Caravaggio, un nuovo capolavoro di Caravaggio apparso in Spagna. Io ho guardato con attenzione questo dipinto e per primo l'ho attribuito a Caravaggio. Il dipinto è questo. Oggi esce il libro Ecce Caravaggio e queste sono le immagini. Il dipinto di sinistra è un'opera a grande potenza, con Pilato con la faccia quasi da cinghialotto, cattivo e emblema del male, che indica il corpo ferito di un Cristo con un'aria dolente, e dietro uno sgherro, un soldato con la testa, con il volto attraversato dall'ombra, come nel dubbio di quello che sta facendo. Ebbene, vi mostro questo dipinto non solo perché leggiate la storia inverosimile di un'opera che appare a un'asta attribuita a Scuola di Ribera a 1500 euro e poi viene ritirata dall'asta, vincolata dallo Stato spagnolo come un bene che deve stare in Spagna, quindi dovrà andare al Prado, a Madrid, ma perché il dipinto che vedete a fianco è un ecceomo dello stesso momento di un pittore toscano che si chiama Ludovico Cardi, detto il Cigoli. Ebbene, il committente preferì questo, quest'opera sdolcinata, quest'opera così atteggiata, in cui tutto certamente è perfetto, ma dall'altra parte c'è il dolore, il dramma, la potenza, la crudeltà, il male. Ecco, Caravaggio è il pittore che rappresenta il male, la violenza, e in una sintesi formidabile ci dà un capolavoro che cambia tutta la sua storia. Leggetelo nel libro che ho scritto in questi giorni, Ecce Caravaggio.